Andiamo a chiudere la puntata di stasera come sempre con il messaggio nella bottiglia, che poi in realtà è un vero e proprio messaggio digitale, nel senso che mi arriva attraverso un messaggio in forma digitale, non viene registrato più nemmeno al telefono come facevamo una volta, e quindi potremmo chiamarlo più che un messaggio nella bottiglia, un messaggio digitale che viaggia attraverso la rete. Questa sera è a cura di Davide Mattiello, il presidente della Fondazione Benvenuti in Italia. Sentiamolo. Buonasera, il messaggio nella bottiglia è un messaggio complesso. Partiamo dal 2 aprile 1985, siamo a Pizzolungo, comune di Erice, vicino a Trapani. La mafia vuole uccidere il giudice Carlo Palermo, per farlo ha preparato una macchina carica di esplosivo e pensa di spazzare via l'auto blindata sulla quale viaggia il giudice Palermo. Le cose vanno storte perché tra le due automobili si infila una terza automobile che non c'entrava niente, sulla quale sta una giovane donna, una madre, Barbara Rizzo, e due dei suoi tre figli, Giuseppe e Salvatore Asta, di 6 anni, sono due gemelli. Muoiono tutti, il giudice Carlo Palermo sopravvive e continuerà a lavorare e a dare fastidio ai mafiosi e agli amici dei mafiosi, che sono mafiosi loro stessi. Qual era la colpa del giudice Carlo Palermo? Ne aveva tante agli occhi dei mafiosi. Tra queste sicuramente quella di aver messo le mani in un grande traffico internazionale di armi, oltre che di eroine e di morfina base. Lo aveva fatto lavorando a Trento a partire dal 1980. Trento 1980 è uno snodo del traffico internazionale di morfina, eroina e armi. Le armi ci portano a un secondo fatto molto più recente. Ieri il ministro italiano Alfonso Bonafede si felicitava perché dalla Libia è stato finalmente estradato in Italia tal Giorgi, ritenuto un trafficante internazionale di armi. Bene che questo Giorgi sia stato estradato, se è il trafficante che si dice che sia, ma colpisce che funzioni il meccanismo di estradizione verso l'Italia da un paese come la Libia, che non è esattamente un paese pacificato e regolarmente organizzato, mentre invece dagli Emirati Arabi Uniti, paese stabilissimo, paese molto amico dell'Italia, paese col quale l'Italia ha monumentali traffici commerciali, non arriva nessuno, nonostante esista un trattato ormai ratificato dal Parlamento, e sappiamo di che caratura sono i latitanti italiani negli Emirati, a cominciare da Amedeo Matacena. Finisco segnalando all'attenzione di noi tutti questa inchiesta di cui abbiamo notizie da qualche giorno, che riguarderebbe un sistema illegale di spionaggio informatico gestito da alcuni imprenditori e da qualcuno che fa parte delle istituzioni. È un'inchiesta che riguarda sistemi di potere emergenti, un modo emergente di esercitare illegalmente il potere. È un sistema questo che fa pensare all'inchiesta di qualche anno fa, Occhio Nero, sei fratelli Occhio Nero, che fine hanno fatto e come stanno e chi li pagava per fare quello che stavano facendo. Se oggi io fossi un mafioso, cercherei di controllare i bit. La mafia in Sicilia qualche secolo fa si fece forte controllando l'acqua potabile dei tempi nostri sono sicuramente i bit. Chi controlla i bit e le informazioni digitalizzate oggi ha accesso al potere come mai prima. Occhi aperti quindi.